Buongiorno, questo è Frenaus e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno sabato 29 maggio 2021. Con oggi concludiamo l'ottava settimana del tempo ordinario e concludiamo anche la lettura del libro del Sirachid. Da lunedì avremo un nuovo libro. Ora è evidente che abbiamo un po' saltato, questa settimana abbiamo letto qualche capitolo del libro del Siracide e penso che sarebbe una cosa molto bella se magari lo riprendessimo, ecco, almeno un po' per volta leggendolo nella nostra vita. Come ho avuto modo di dirvi qualche giorno fa, il testo del Siracide è un testo molto diretto, molto pratico, molto molto interessante. Ma vediamo che cosa ci è proposto oggi. Il testo che ci è messo davanti è un po' autobiografico, racconta qualcosa del percorso sapienziale di quest'uomo. Ascoltate. Ti loderò e ti canterò e benedirò il nome del Signore. Quando ero ancora giovane, prima di andare errando, ricercai assiduamente la sapienza nella mia preghiera. Davanti al Tempio ho pregato per essa e sino alla fine la ricercherò. Poi aggiunge. Il mio piede si incamminò per la via retta, fin da giovane ho seguito la sua traccia. Chinai un poco l'orecchio, l'accolsi e vi trovai per me un insegnamento abbondante. Fermi, riflettete. L'ho trovata perché ha cominciato a nutrire la mia vita. Questo ciclo è per sempre ed è per tutti. Se la nostra fede non è una sintesi completa e contemporaneamente, scusate, un inizio, è qualcosa che non si completa, rimane una parte, rimarrà sempre una parte della nostra vita. Mentre qui il testo di Siracide dice chiaramente, vi trovai un insegnamento abbondante per me. È come a scuola, no? Se tu studi tanto, ma prendi sempre 4, 3, 4, alla fine non hai più voglia di studiare. E così nella fede. Se a un certo punto il tuo impegno, la tua disponibilità non produce dei frutti che alimentano la tua vita, alla fine dici, ma perché mi devo impegnare? Ecco allora che bisogna cercare bene. Questa è la testimonianza di un sapiente che ha trovato. E aggiunge, con essa feci progresso, onorerò chi mi ha concesso la sapienza. Ecco il ringraziamento, la preghiera, la vera preghiera. Ho deciso infatti di metterla in pratica, sono stato zelante nel bene. La mia anima si è allenata in essa. Ho steso le mani verso l'alto, a essa ho rivolto la mia anima e l'ho trovata nella purezza. Ora sì, questo termine può essere tradotto anche purezza, ma a me piace più sottolineare un aspetto, nella sincerità, questo vuol dire nella purezza, cioè l'ho cercata davvero. E davvero, ben sia oggi si congeda in questo sabato da noi, ma ci lascia delle belle parole sulle quali possiamo e dobbiamo riflettere. Il Salmo 18, è la seconda parte del Salmo 18, la prima parte è famosissima, i cieli narrano la gloria di Dio, ma in realtà il Salmo 18 si struttura sulla perfezione della legge. E che cosa dice? La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima, i precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele di un favo stillante. L'esperienza del fedele che ha trovato nutrimento nella sapienza. C'è poco da fare. A un certo punto o si nasce una sapienza nuova oppure si torna indietro. Il Vangelo che ci è proposto, il Vangelo che continua un pochino, avete visto, un po' tumultuosa la scena di ieri, e questa volta chiedono un po' conto al Signore e gli dicono, ma te che autorità hai? La risposta di Gesù è sicuramente sconcertante. Ma ci fermiamo un attimo, ascoltiamo questo testo del Vangelo e poi naturalmente lo commentiamo insieme.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme e mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: Con quale autorità fai queste cose o chi ti ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse loro: Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Essi discutevano fra loro dicendo, se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini. Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero, non lo sappiamo. E Gesù disse loro, Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Concludiamo la settimana con questo Vangelo che in continuità con quello di ieri vi ricordate che i capi, dopo soprattutto la cacciata dei venditori dal Tempio, vogliono far morire Gesù, ovviamente. E allora cercano di metterlo in difficoltà, hanno paura della folla perché fa cose straordinarie, la gente è colpita dal suo insegnamento, insomma, avrebbe potuto forse ribaltarli dal punto di vista della conduzione del potere. E allora che cosa fanno questi capi? Si avvicinano a Gesù e gli dicono: Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle? Chi sei tu? Una domanda difficile. Gesù pone una condizione. Vi farò una domanda, se mi risponderete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo, cioè da Dio o dagli uomini? Rispondetemi. Voi rappresentate Dio davanti al popolo. Ditemi, siete ancora delle guide di questo popolo a Dio? Giovanni Battista, da che parte stava? Viene fotografata la mentalità politica. E si discutevano fra loro, se diciamo dal cielo, cioè da Dio risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini, cioè non ci interessa mica Giovanni Battista da dove venisse. A noi ci interessa mantenere il nostro potere. Non ha molta importanza quello che diciamo, ma dove ci conduce quello che diciamo? Non c'è più una verità, c'è soltanto un utile. Non sono più guide al servizio di questo popolo, guide per Dio. Temevano la folla perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Quindi negano l'evidenza, anche quello che pensano loro. Perché? Perché pensano di poter essere messi in difficoltà da Gesù. Rispondendo allora, Gesù dissero: Non lo sappiamo. E Gesù disse loro: Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Allora io non vi rispondo, perché non siete più un'autorità religiosa. Siete la caricatura di voi stessi. E guardate che il Signore spesse volte risponde così, con il silenzio, di fronte a questo tipo di ricerca o a questo tipo di arrampicamento, che può far parte anche di una vita religiosa, col silenzio, un Dio di cartone che non esiste più, che esiste soltanto per nutrire il proprio ego, il proprio ruolo sociale e quant'altro. Siamo al servizio della verità, non possiamo non dire la verità. È un bel episodio, una bella domanda e una bella risposta. Direi che è un bel pungolo e direi anche che è molto importante tenerlo davanti, perché sono le parole del Maestro.
Abbiamo finito anche per oggi, abbiamo finito anche questa settimana. Io vi faccio i migliori auguri per questo fine settimana e per la festa, solennità della Santissima Trinità che celebreremo domani. Che il Signore veramente, donandoci e rivelandoci il suo nome nella pienezza, ci renda anche partecipi della sua gioia e della sua vita. Grazie, a lunedì prossimo.